Ciao, oggi parleremo di una storia. Ma che dico una storia? La definirei più una favola, una meravigliosa favola da raccontare ai bambini. E di che cosa parla questa favola? Questa favola parla di un giocatore, uno straordinario campione che, a dispetto del trascorrere degli anni, diventa sempre di più un idolo rappresentativo di un'intera tifoseria. Molti di voi avranno già capito a chi mi riferisco. L'uomo di record. Sto parlando naturalmente di Silvio Piola. Silvio Piola nasce laziale, profondamente laziale. Si narra che nacque addirittura nel 1900 a Piazza della Libertà, proprio là. E quando nacque, un flusso di pastorelli laziali si avviarono verso la grotta dove egli nacque. Piazza della Libertà, illuminati e guidati da una stella. Uno di questi pastorelli che si stava recando verso il luogo della Natività, insieme al suo figliolo, disse: "Guarda, figliolo, nel cielo biancazzurro brilla una stella." Al che il figlio chiese: "Papà, ma se il cielo è biancazzurro, vuol dire che è giorno, e come facciamo a vedere questa stella?" Al che il papà lo redarguì dicendo: "Se dici queste cose adesso, che cosa dirai nel 1927?" Pum! E gli diede uno scappone. "Ricordati sempre che ti sto raccontando la storia dei padri", disse. Il bambino, sempre più perplesso, chiese: "Ma non sei tu mio padre? Quanti padri ho?" Il padre lasciò stare. Proseguirono il cammino e cammina, arrivarono ad un paese lontano, 500 chilometri, che si chiamava Robbio, provincia di Pavia. Il bimbo chiese: "Papà, ma non dovevamo arrivare in centro?" Il padre gli rispose: "Tranquillo, figliolo, adesso chiedo al Signore." "Come, papà? Parli anche con il Signore?" "No, cioè, non il Signore, signore. Il signore, quel signore che sta lì, sul ciglio della strada." Si avvicinò e gli chiese: "Mi scusi, buon uomo, nativo del posto, dov'è la grotta dove è nato Silvio Piola?" Il gentile abitante locale lo guardò e gli rispose: "Ma vada via e chatterù!" Passarono gli anni. E Silvio Piola, da profondo laziale qual era, giocava a pallone nella Pro Vercelli. All'epoca in Italia c'era un regime che si faceva chiamare fascismo. Uno degli esponenti più autorevoli di questo regime si accorse che c'era qualcosa che non andava. Come mai un profondo laziale come Silvio Piola si trovava a giocare nella Pro Vercelli? E decise di intervenire chiamandolo e cercando di ricordare le sue origini laziali. Al che Silvio Piola rispose: "Se che? Beh, non so mica io quello di cui parli, eh. Io, se devo lasciare la Pro Vercelli, me ne vado all'Inter, che voi avete chiamato
Ambrosiana, oppure al Torino, perché me ne dovrei andare dalla Provercelli per andare a giocare nella Pro Lazio. Il gerarca in questione, che si chiamava Marinelli, gli ricordò che non si chiamava Pro Lazio, ma semplicemente Lazio, e si rese conto che il giovane era vittima di una amnesia, o forse di una perdita di identità. Allora, per aiutarlo, gli inviò dei medici, o meglio, degli psicologi. Allora, gli psicologi viaggiavano con un kit completo di tutta la loro attrezzatura, che comprendeva un olio curativo che chiamavano olio di ricino ed anche di un vistoso manganello. Silvio Piola, alla vista di questi luminari della scienza arrivati per convincerlo, riuscì a riacquistare la memoria e si riscoprì laziale. Giocò con la società bianco-celeste o bianco-azzurra o bianco-blu per circa 9 anni, durante i quali non vinse nulla, ma non perché non ne avesse le qualità oppure la squadra non fosse all'altezza. Il problema era che la Lazio ha grande tradizione europea ed allora non c'erano le coppe europee. Era semplicemente questo il motivo per il quale il buon Silvio Piola non riuscì ad alzare la Coppa delle Coppe o il campionato dei campionati oppure il torneo dei tornei, insomma una competizione delle competizioni. Nell'anno in cui il regime, che si avvaleva di tanti psicologi nel suo momento più fulgido, nell'anno, ripeto, in cui questo regime svanì, incredibilmente a Silvio Piola tornò l'amnesia. Si dimenticò proprio quello stesso anno delle sue profonde e veraci origini laziali, di essere nato a Piazza della Libertà, e se ne tornò nel Nord Italia, salutando tutti i suoi tifosi con grandissimo affetto e dicendo: "Se vedemo, ciao a tutti."